Buon pomeriggio a tutti, mi presento, sono Angelo Delle Fratte, un fotografo professionista da qualche tempo in pensione. In questo periodo, insieme ad altri amici, ci stiamo dedicando alla fotografia astronomica. In questo brevissimo video tutorial vorrei illustrarvi come si prepara, come si realizza e come si elabora uno star trading. Ora, la prima cosa fondamentale è quella di individuare una location. Nel nostro caso, abbiamo scelto come location il Monte Guadagnolo, che è il più alto dei Monti Prenestini. Situato a 1218 metri sul livello del mare, è una bellissima vetta rocciosa. La postazione da cui noi andremo ad effettuare le riprese per lo Star Trail è una piazzola a servizio del Monte Guadagnolo, è situata a 1146 metri sul livello del mare. Per farvi meglio capire questa location, vi faccio vedere l'immagine successiva. Eccoci qua. Lo Star Trail fondamentalmente è praticamente la ripresa di un cielo stellato. Se a questo cielo stellato riusciamo ad unire nell'inquadratura un rudere, nel nostro caso è la vetta del Monte Guadagnolo, l'immagine finale dovrebbe risultare migliore rispetto a un semplice cielo stellato. Ora, come si procede? Allora, le astrofotografie necessitano di attrezzature molto particolari. Noi ci limitiamo ad usare delle reflex Nikon e delle mirrorless Nikon, quindi attrezzature che sono fotocamere digitali. Nel caso specifico, la mirrorless è una DX, un formato DX, mentre la D5 è una full frame, quindi a formato pieno. Su questa piazzola siamo arrivati la sera del 16 di agosto insieme a un carissimo amico ed abbiamo piazzato i nostri treppiedi e tutte le nostre dotazioni tecniche. Quello che è fondamentale è che ci sia un cielo eccellente, quindi un cielo sereno, pulito, dove le stelle siano ben visibili e soprattutto non ci siano inquinamenti luminosi. Ahimè, purtroppo noi ci troviamo non molto distanti da Roma Capitale, un immenso faro che è acceso tutta la notte. Quindi speriamo che quell'inquinamento luminoso non vada a turbare le nostre acquisizioni. Quindi, preparati i cavalletti, le dotazioni tecniche, si procede con la realizzazione di alcuni scatti di prova per controllare le inquadrature, se siano corrette o meno. Un'altra cosa fondamentale è che per lo Star Trail bisogna avere sempre come punto di riferimento il nord e quindi la stella polare. Ora, non è necessario che la stella polare sia al centro dell'inquadratura. Qualora ci fosse un rudere, come in questo caso, possiamo spostarci leggermente dal nord, ma non perderlo e non mandarlo mai fuori l'inquadratura. Ora, io ho effettuato due sequenze di scatti. Anche qui, per le sequenze di scatti non esiste un numero ben preciso, ma è chiaro che si parte da un minimo di 50 scatti per arrivare a 70, a 100 o anche oltre. Per quanto riguarda i tempi di esposizione e tutto il resto, diciamo che mediamente si va dai 10 secondi ai 30 secondi come tempo di esposizione. Il diaframma usiamo il più ampio possibile e quindi nel caso della mia Nikon Z50 il diaframma è 4, mentre per quanto riguarda la Nikon D5 il diaframma è 2,8. L'ottica montata sulla Z50 è un 16 mm, ma essendo una macchina DX, il coefficiente di moltiplicazione è 1,5 e quindi in automatico, in relazione al formato pieno, il diaframma diventa 24 mm. Questo non succede nella D5 perché essendo una macchina a forma full frame, a formato pieno,
l'ottica da 14 mm montata su quella fotocamera darà un risultato da 14 mm, quindi da grand'angolo. Ora si procede con l'acquisizione delle sequenze di scatti. Terminato tutto questo procedimento, si rimettono a posto le attrezzature, si risale in macchina e si torna a casa. Non appena sarà possibile, bisogna effettuare delle elaborazioni, che sono due sostanzialmente. La prima elaborazione consiste nel fare un merge dei 70, dei 50, degli scatti che avete effettuato. Nel mio caso erano 70. La seconda fase è quella che determina la qualità dell'immagine, perché la prima parte dell'elaborazione rende un'immagine grezza. La seconda elaborazione è quella in cui il fotografo mette in essere i suoi gusti, e quindi le elaborazioni mirano a rendere più verosimile l'immagine rispetto a quello che lui ha visto durante le acquisizioni, quindi durante gli scatti. Allora, tornata a casa il giorno successivo, quindi il 17 di agosto, ho elaborato, fatto il primo merge della prima sequenza, quindi quella della Z 50, e l'immagine grezza è quella che vedete. Inaspettatamente, che cosa è successo durante le nostre acquisizioni? È successo una cosa piuttosto simpatica, che non avevamo preventivato, ma che è capitata e tutto sommato ci è andata anche bene. Sul Monte Guadagnolo c'è una piazza. Per defluire da questa piazza è stata fatta appositamente una tangenziale che permette di raggiungere la strada provinciale che poi porta al comune di riferimento, che è Capranica Prestina. Durante l'acquisizione di questi scatti, ahimè, qualche macchina è passata, quindi tra i fari anteriori e i fari posteriori si sono esaltate in maniera artificiale alcune zone dell'immagine che stavamo riprendendo. Ora, io vi faccio vedere l'elaborazione che ho effettuato, quindi sia per la prima elaborazione, che è soltanto un merge, sia per la seconda elaborazione, che è quella qualitativa, io uso il Photoshop, ma ci sono, credetemi, diversi software che possono fare queste elaborazioni. Allora, elaborata l'immagine che vedete qui grezza, il risultato finale è stato questo. Eccoci qua. Come vedete, alcune parti della foto sono sovraesposte, ma le ho lasciate volutamente così perché è un effetto che difficilmente potrà ricapitare. Quindi io spero che possa poi piacere, perché personalmente a me è piaciuta molto. Ora, successivamente a questa elaborazione, sono ripartito con il merge degli scatti della T5 e il risultato dell'immagine grezza è quello che vedete. Prima sostanziale differenza tra questa immagine e quella della Z50 è l'ampiezza dell'immagine, perché essendo un grandangolo abbiamo acquisito una porzione maggiore dello scenario che avevamo davanti. Al di là di questo, anche qui la seconda elaborazione è frutto di un mix di gusto e di colori che sono praticamente graditi al fotografo che ha realizzato gli scatti, che come scopo principale ha quello di renderla più possibile veritiera a quello che lui ha visto durante l'acquisizione. L'elaborazione di questa foto, di questa sequenza di scatti, ha dato questo risultato. Qui abbiamo praticamente sostanzialmente le stesse sovraesposizioni di alcune parti dello scenario, ma ci sono due elementi in più rispetto alla sequenza precedente. Allora, ci troviamo nel mese di agosto, la serata degli scatti è il 16, e quindi il periodo migliore per le stelle cadenti. Ora, la fortuna è stata che durante questa seconda sequenza di scatti una stella cadente ha solcato il cielo in quel momento. Ed è quella traccia che vedete in alto a destra e che termina con due puntini. Quella è la traccia di una stella cadente, molto molto rara da acquisire. Qual è stata poi l'altra scelta che abbiamo fatto insieme al mio carissimo amico? Quella di effettuare qualche scatto successivo ai 70
illuminando la scena con una torcia, quindi con una luce artificiale. Quindi, illuminando in maniera artificiale, abbiamo ottenuto questo risultato. Quindi, quello che vedete è il frutto di una sommatoria di immagini scattate a luce naturale, a luce ambiente, più alcuni scatti effettuati con luce artificiale. Ora, anche in questa circostanza, io mi ritengo particolarmente soddisfatto. In primis per la stella cadente e poi per questo effetto molto particolare che prima non ero mai riuscito ad ottenere. Ora, come dicevo poc'anzi nell'immagine precedente, speriamo che questo possa piacere a chi potrà vedere queste immagini. Io vi ringrazio per l'attenzione. Vi saluto e vi aspetto al prossimo Star Trail, con un augurio, che è quello degli astrofili in generale, buoni cieli sereni a tutti. Arrivederci.